No, quanto è? E vediamo l'interno. Noi come non ci vediamo interiore. Sei San Vitale, da? Vientale. Chiesa di San Vitale, Basilica di San Vitale. Questa è Basilica San Vitale. Contemporanea a Santa Apollinare in classe, stesso periodo. Deci, din perioada Sfântului Apolinar. Sesto secolo. Făcută în secolul 6. Bizantin, arte bizantină. Deci, vă aflați în fața artei bizantine, civilizație bizantină. Dedicata a un altro martire cristiano, San Vitale. Dedicată altui martir creștin, Sfântul Vitale. Doi grandi martiri, Apolinar și Vitale. Deci doi mari martiri, Apolinar și Vitale. E quindi due modelle di chiesa. Deci două modele de biserică. Chiesa basilicale, quella vista prima. Biserica basilicală, cea pe care am văzut-o la început. Detta anche chiesa di stile... denumită și biserică. Eu am trecut aici ca să stau cu fața în voi, dar aici vorbim despre asta și după aia despre mozaicuri. Chiesa orientală. Și după aceea aceasta biserică orientală. Cum paragonată la chiesa de Santa Sofia din Istanbul. Comparată cu Sfânta, cu Biserica Sfânta Sofia din Istanbul. Quella vista prima aveva le navate longitudinali. Aveva l'anceput, da, aveva navate longitudinale. Questa è una chiesa a cupola, con la cupola. Cervanale, e inoltre è sferica. Quelli che vediamo sono dei dipinti, sono degli affreschi barocchi. Ciò che vediamo sono pitture barocche, deci sono pitture, in secolo XVIII. In contrasto con i mosaici bizantini sono solo quelli che vediamo in questa zona. Deci mosaicurile bizantine. Mosaici che risentono dell'epoca bizantina, cioè già opera di maestranze orientali. Deci mosaicuri cu specific orientale, din epoca bizantină. Artisti, maestri di corte, giunti a Ravenna. Deci maestri speciali ai curții au ajuns la Ravenna. Quando storicamente la città passò sotto il controllo dei bizantini. Din punct de vedere istoric, orașul a trecut sub controlul bizantin. Quindi partiamo dall'arco trionfale. Deci plecăm de la arcul trionfale care reprezintă... 12 apostoli. Iisus Hristos și cei 12 apostoli. I due ultimi ritratti sono i figli di Vitale, Protasio e Gervasio. Iar ultimii doi de aici, de jos, sunt figli. Belle, delle altre. Aceeași marmură, meno prețioase, mai frumoasă ca... Ma dove? Mai puțin frumoase ca celelalte, mai puțin valoroase. Ma la cosa che più interessa è il capitello. Dar ceea ce interesează este capitelul foarte frumos. Unico nella storia dell'arte. Unico. Este policrom. Sopra le colonne che formano la trifora abbiamo una lunetta a mosaico che raffigura episodi del Vecchio Testamento, la Bibbia. Dove la lunetta? Quella struttura a forma di lunetta. C'è il tablo, una in forma chiamata di semi luna. Esatto. Abele e Melchizede, il povero e il ricco. Del Vecchio Testamento. Bogatul și săracul din Vechiul Testament. O ipostază nouă, pentru că este fără barcă. Questi signori devono aspettare. Non signori? No, sono i nostri. Un moment. E a sinistra San Vitale. Și la stânga sunt San Vitale. Poi grandi cortei imperiali. Storici. Da, corte imperiale. Raffigurante. Aici pe celebru împărat Justinian. Tutti gli imperatori bizantini. Cel mai mare dintre toți împărații bizantini. Con l'aureola. Il capo cinto dall'aureola. Da, cu capul conjurat de aureola. Simbolo di un potere speciale. Simbolul unei puteri.
potere speciale, di derivazione divina, ha proprio potere divina, rappresentava il Cristo in noi, perché che il rappresentava Gesù Cristo potere Christos politico bella. Vediamo se tutti per 24 hai preso.